Diego Armando Maradona, il massaggiatore Carmando, che più che essere un massaggiatore per Diego è un amico, è l'uomo che si prende cura dei suoi muscoli durante la settimana di vivaio partenopeo. Ancora Diego Armando Maradona, ricordiamo che la formazione parte in Torino vincendo uno scudetto che è veramente storico. Gigi Radice è indubbiamente un bravissimo allenatore, un allenatore di grande esperienza, la dimostrazione. L'olandese era di moda l'Olanda che lo ricordiamo arrivò seconda ai mondiali del 74. Giannini sulla sfera, accanto a lui c'è Nela, la sventola di Nela, incredibile gol! Incredibile gol di Sebastiano Nela, sventola di Nela dai 30 metri. Tutti San Paolo in silenzio, parte Maradona, il tiro, gol 1-1. Maradona è troppo bravo, troppo forte, calci di rigore è sicuramente uno specialista. La battuta di Maradona, portiere a destra, palla a sinistra, Beppe ha fatto una finta. Si è fermato leggermente, ha rallentato la corsa, ha alzato la testa, l'ha piazzata. Riparte Mauro che dovrebbe buttare fuori la palla, il servizio per Careca davanti al portiere, Careca, il gol di Careca, ma il gol del Napoli, Beppe, è viziato da un'azione non totalmente pulita. Vabbè, c'è stato questa manata sulla faccia di Giannini e poi l'arbitro ha fatto proseguire, però qui dobbiamo dire che è stato bravo Careca, perché tra portiere e palo non ci passava niente. I romanisti non sembrano contenti della direzione di Luci, parte Maradona e sono tre, Napoli 3, Roma 1. Maradona ancora una volta ha messo la palla nel sacco spiazzando il portiere, con quel suo modo di calciare la palla, con quel modo di rallentare quando sta per arrivare sulla palla e guardare il portiere, non c'è niente da fare. Poi al passo è un brevilineo, al passo molto veloce e riesce così a portare via il tempo al portiere. Beppe, tutti i rigori in carriera ne hai tirati tanti, ma tirare due rigori nella stessa Bari e Inter 4-0 tra Lazio e Cesena. Finisce anche la partita del San Paolo, Napoli 3, Roma 1. Beppe, è stata una bella partita in grande Napoli dopo aver subito il gol di Nela al quarto minuto. Grande Napoli, è stato bravo a non perdere.